Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bella, bella saporita, bella unta. Pure oggi male non ce la siamo cavata. Welcome back dai Just Us in un posto sperduto dal mondo, praticamente oggi un posto che non troveresti nemmeno su Google Maps, io credo abbiamo fatto fatica veramente. Rio freddo al confine tra Lazio e Abruzzo. Vicino a Roma. Dovrebbe essere provincia di Roma, ancora qui siamo proprio al confine con l'Abruzzo. Anzi signori, se qualcuno conosce Rio Freddo, sì, ce lo scriva sotto nei commenti. Ne dubito, però se lo conoscete Rio Freddo, voi scrivetecelo qua sotto nei commenti se ci siete mai stati. Oggi riportiamo Cucina di Rio. Cucina di Rio, la cucina di Rio che rientra nel nostro, diciamo, format delle trattorie sperdute oggi più che mai. Abbiamo già visto qualcosa di interessante, pasta fresca, salumi, carne frollata. Come direbbe Lorenzo, la fame è tanta, la sete è tanta, secondo me anche oggi, regà, se magnano forte, ma de più, noi andiamo dentro e ci vediamo tra poco. Ceffa, sagnozzi con sugo finto, piatto tipico di qua, e viene condito con il sughetto semplice, noi lo chiamiamo sugo finto, che non è di carne, quindi è solo fatto con sedano e aglio. C'è un po' di polenta di ieri, che però volendo si rimette al fuoco, però è di ieri, okay. Noi lo diciamo a tutti. Ne facciamo di proposito perché poi ci facciamo i gnocchetti di polenta. Buoni, certo, che sono buonissimi. Buonissime. E possiamo condire col sugo finto, anche quello è un piatto vecchio, antico, lo faceva sempre mia mamma. Signori, dovete sapere che io sono stato redarguito, sono stato sgridato perché ho il vocione più di una volta poi. E Luca fa fatica a montare i video, per cui devo parlare più piano e devo tenere il microfono più distante. Esatto. Ha detto che avevo detto che l'avrei messo sulla manica e così è stato. E così è questa stato. Potrebbe essere la distanza giusta. Potrebbe. Forse lo scopriremo dopo. Okay. Lo scopriremo solo vivendo. Okay. Ragazzi, abbiamo ricevuto oggi un'accoglienza direi singolare. Allora, forse ce lo dovevamo aspettare perché sul tappeto c'era scritto che entri come cliente ed esci come amico. In realtà poi abbiamo capito perché quando siamo entrati. Incredibile. Abbiamo, a parte che eravamo fuori, prima di entrare sono passate 3-4 persone, penso il marito della signora, la dipendente, accoglienza meravigliosa, calorosissima, la signora ci ha raccontato tutta la storia di questo locale. Noi al momento ci troviamo in quella che una volta era una cantina, una rivendita, esatto, di vino, per cui ci sono tutte le cisterne murate intorno alle mura. Quando entri non te l'aspetti, sì, una cosa, sì, del genere. Un posto molto, molto informale, molto calore, tanto calore. Mucho calor. Mucho calor. Abbiamo ricevuto un sacco di calore. Bello, sacco, bello, bellissimo, bello, bellissimo, bello, bellissimo. Iniziamo ossigenando un po' le cellule, signori, perché esatto, non è che possiamo andare subito. No, non possiamo partire subito con questo perché... Di H2O ci vuole. Anche perché veniamo dai festeggiamenti di ieri sera del... Scusate la faccia, ieri sera abbiamo festeggiato il compleanno dei Just Us, un anno di attività, per cui diciamo che ci siamo lasciati un po' andare. Voi non lo potete sentire, caldo e profumato. E poi ci sono dei, vorrei chiamarli gnocchi fritti, vorrei chiamarli ritaglini di pasta appena fritti. Signori, che te dico, che poi adesso arriverà sicuramente un antipastino, che non sappiamo cosa arriverà perché è tutta una sorpresa anche per noi. Gnocchettino di pasta fritto. E chi è che te lo porta? Chi è che te lo porta nel cestino del pane? Chi? Al momento non ce l'ha mai portato nessuno, questa è la prima volta. Sì, immagino, dalla faccia, immagino. Però voglio aspettare un bel fettina di affettato da metterci sopra. Veniamo a noi, dai, ecco, salumi, formaggi, un po' di prosciuttino, fettina di coppa, fettina di capocollo. Ricordiamo cos'è la coppa? Vi ricordate cos'è la coppa? Chef, dove l'abbiamo detto? Dove l'avevamo detto che non cos'è è, la non coppa? Non è che te posso di tutto io, però questo dillo tu, dai. L'abbiamo detto nel video di Giorgione cos'è la coppa. Bravo. Per cui è un insaccato
composto da tutte le parti della testa del maiale, per cui orecchie, cartilagini piuttosto che. Di solito viene, soprattutto in Umbria, viene insaporita con l'arancia e io non, quando in quando in quel modo non la amo moltissimo. Comunque qua ci troviamo nel Lazio, probabilmente sarà diverso. La signora ci ha tenuto a dire che è il loro maiale. Abbiamo due scamorzine con lo speck, immagino fatte al forno, una fettina di pecorino, della ricotta, una cotoletta di sedano rapa, pappa al pomodoro e trippa alla romana. Sì. Un inizio un po' diverso del solito. Sì. Sì. Questo mi rende felice, ma sono curioso, ovviamente. Mi incuriosisce tanto quella trippa. E sì, anche la pappa al pomodoro, ti dirò la verità. Vai, chef, fai la zanna subito, dai, partiamo. Dai, vai. Allora, in diretta, proprio dove, così. Da dove? Allora, da dove vuoi. Ok, la trippa te la lascio a te per il momento. Ok. Io vado ad assaggiare pappina al pomodoro. Tipica di? La toscana. Bravo. Pappa al pomodoro. Bella saporita, bella unta. Buona. Io sono curioso di assaggiare questa cosina qua. Sedano rapa, lo dice la parola, è una rapa che sa di... Sedano. Di sedano, non può essere altrimenti. Carina. Carina, simpatica. Carina, carina e simpatica. Simpatica. Carina e simpatica. Simpatica. La trippa, dai. Bella unta, c'ha un sugo. Sugo è buonissimo, ci piace. C'ha la mentuccia dentro, chef. Trippa alla romana, giustamente. Però ti dico, non è detto, tanti non la mettono. Tanti non la mettono. Ho notato, certo, che alcune parti non l'hanno messa dentro la mentuccia. Invece, guarda. Allora, vediamo. Guarda. C'è la trippa alla parmigiana e la trippa alla romana. Okay. Oppure anche la trippa in brodo in molte parti d'Italia, soprattutto nel Veneto, la trippa si mangia anche in brodo. E lì non c'è la mentuccia. La trippa in brodo è un brodo okay, di carne con la trippa dentro, precedentemente cotta, poi tagliata a listarelle, si mette nel brodo, abbondante parmigiano e via. Altrimenti la trippa alla parmigiana è quella classica al sugo. Trippa alla romana col sugo, però ha la particolarità di avere la mentuccia. Dove vai a sentimento? Aprimi una scamorzina che vediamo di cosa si tratta. Come no? Sta caramellina. È simpatica pure dall'altro, come è fatta. Questo unboxing. Un po' tosta. Buona. Ho preferito la trippa. Hai preferito la trippa? Sì. Allora, dello gnocco. Metà e la voglio lasciare anche al buon Luca. In questi casi, chef, non puoi fare altrimenti. Eh no. Così. Beh. Carino, buon prosciutto anche. Tra l'altro vorrei assaggiare poi la... che è marmellata che fanno loro, che roba è? Di peperoni. Fanno un sacco di cose in casa, tra l'altro, sì, ho visto. Sì, marmellate, salumi. La pasta, i salumi. Uh-huh. Senti sta trippa. Una buona trippa? Buona, ma soprattutto per il fatto che è stata lavata bene. Non sento quella... Non c'ha quell'odore forte. Non sento quella nota selvatica, okay, un po' pungente. Ecco, mettiamola così. Buona. Va bene signori, che dire? Allora noi ci finiamo l'antipasto e ci vediamo per i primi, perché lì siamo veramente molto curiosi, perché la pasta è tutta fatta in casa dalla signora, per cui... La vedo bene, la vedo benissimo. Sì, sì. Allora, caro mio amico Luca, non ridere, non sto facendo il momento ASMR. No, ma io devo ridere non per il momento ASMR, perché... Tu pensavi di aver ordinato, ma no, tu non hai ordinato. Tu pensavi di poter decidere, ma tu non puoi decidere. Tu non puoi decidere, ma va benissimo così. No, bello, è meraviglioso. È così. Aspettate. Siamo a casa della signora, è una cosa fantastica. Dopo l'antipasto è arrivato un assaggino di pasta e fagioli. Così, da noi, è sbucato il nonno. E ce l'ha detto che aveva preparato questa minestra di fagioli, ci ha buttato dentro anche la pasta. Che pasta viene messa all'interno di questa pasta e fagioli? Questi sono i ritagli, probabilmente, dei sagnozzi. Nel senso, soprattutto quando fai i sagnozzi e i ritagli, tante volte le estremità rimangono più piccoline, un po' rotte, eccetera, eccetera. Li usi per fare la minestra, le minestre in generale, per cui questo è... Si sente l'olio crudo sopra, il profumo fantastico. Assaggiamo subito, dai signori, senza perdere tempo, pasta e fagioli. Senza traccheggiare, sì, sì, esatto. Top. Mamma mia. Delicatissima. Non è aggressiva di odori, di aglio, di spezie, di erbe. Ci sente il fagiolo, la pasta al dente, l'olio crudo sopra, macinatina di pepe. Top. Che io dico. Brava chef. È meravigliosa. Ci aggiungo l'olio al peperoncino. È meravigliosa, meravigliosa, buona. Siamo in ansia per i primi? Siamo in ansia per i primi, ragazzi. Sì, perché a sto punto è diventata un ternalotto. Uh-huh. Non sappiamo cosa aspetta, quindi. Io quando sto in ansia mangio, perché mi prende proprio una cosa qui, quindi devo assolutamente mangiare. Quando sto in ansia. mi si apre lo stomaco con l'ansia. Stavo partendo con la scarpetta senza essere ripreso. Te la faccio a due come al solito, anche se è complicato, perché è un po' strettino quindi il discorso. Faccio fatica, però ci proviamo. Se fa così, poi la fai così, poi se fa così. Signori, anche oggi abbiamo segnato una bandierina
della scarpetta. Stiamo piantando bandierine a tutte le vie. Che spettacolo, raga. Non ve lo potete nemmeno immaginare cosa c'era qua dentro. Cosa c'era, perché tra l'altro c'è più niente. Quindi... Abbiamo fatto anche il bis qua di pasta e fagioli. Io l'ho detto che c'avevo l'ansia, che mi si è aperto lo stomaco, raga. Dopo il bis che abbiamo fatto i primi con Lorenzo l'altro giorno, ormai stiamo a prendere il via, fa il bis dei primi, cioè, raga, è una cosa schifosa proprio. Qua sei stato quasi obbligato comunque. Qui sono stato quasi, mi hanno forzato. Io non volevo nemmeno, gli ho detto no, ma dai, no, sono stato forzato, me l'hanno portato a forza. Diciamo che ce l'hai scritto in faccia, se magna forte. Esatto. Qui la gente lo vede. Mi devo fare la maglietta, se magna forte. Quindi che devi fare, chef? Se proprio insistevano, l'hanno portata. Buona, cioè buona, quella di prima, non è. Fantastico, poi c'è la signora in sottofondo che ci fa veramente piegare delle risate. È meraviglioso, sì. È meraviglioso. Un personaggio. Ormai siamo diventati amici, sì. Così, di casa siamo. Sì. Salsa, prova uno, due, tre, salsa. Ci sei? Signori, io ci sto. Ci sei? Allora, caro mio Luca e cari nostri telespettatori. Questo non è un cannellone, è una spada laser. Che sai, è un palo della luce. Bellissimo. Eccoci qua, ragazzi, sono arrivati anche, che ero molto curioso di vederli, i Sagnozzi. E devo farti un appunto anche sul nome di questa pasta, perché mi ricorda qualcosa. Allora, ci troviamo a Rio Freddo e siamo al confine con l'Abruzzo. Una pasta tipica dell'Abruzzo sono le sagne. Ok. Che comunque è una sorta di fazzolettino di pasta, ecco, tagliato grossolanamente. Viene condito anche quello con sugo di carne, sugo di pecora, eccetera. Quindi sagne, Sagnozzi, secondo me... La versione più piccola. Esatto, secondo me arrivano anche da lì. Noi ce li siamo fatti fare con il sugo dell'abbacchio, cioè. E poi la signora ci ha proposto il cannellone loro di carne tipico. Il profumo è inebriante. La pasta si vede che è fatta in casa, taglio rustico, grezzo, ma possiamo noi esimerci. Prima l'assaggio senza il formaggio, poi abbiamo pecorino e parmigiano a tavolo, a piacimento. Andiamo ad assaggiare. Che devi fare? Chef. Che devi fare? Cin cin, è vero. Sì. Ormai lo vedo dalla faccia io. Signori, il video finisce qui. Si ferma l'orologio. Ma proprio gli scherzi, buonissimi. Buonissimi, la pasta del dente come piace a me. Assaggio anche il cannellone, veloce. Senza star qui a perdere troppo tempo. Cannellone. Oh, che bello. Mamma. Bello. Sì, anche questo. Oggi ci facciamo male, ragazzi. Oggi ci facciamo male. Siamo ancora i primi. Allora. Lo chef sta arrancando oggi. Sì, no, sono già, non dirò nessuno, ma sono già strapieno. Però la signora ha visto il piatto così, ha detto quando la fai la scarpetta, ti porto il pane. Allora, ragazzi, faremo sto sacrificio. Sei stato rimproverato, quindi devi. Eh sì. Così. E si fa così. Però io devo dire che pure oggi male non ce la siamo cavata. Ma non è finita qui, signori, perché siccome noi facciamo schifo fino all'ultimo. Non potevamo finire, perché diciamolo che lì per lì abbiamo detto no, dai, secondi no. Poi alla fine è bastato che è venuto qui e ha detto che volete, vabbè. Questo, porto questo. Non potevi dire di no. No, qui non puoi dire di no. Zitto e magna. Allora, signori, il secondo è già iniziato quasi bello che è finito, perché... oggi solo ridere, raga. Ci ha raccontato 3-4 barzellette la signora che non siamo riusciti a riprendere. E nel frattempo, mentre raccontava la barzelletta, ci ha obbligato a mangiare, perché siamo andati avanti. Carciofola romana e salsiccia fatta da loro. Luca, sì. Ci dirà qualcosa allora. Tra l'altro è fatta con 4 pepi diversi, ha detto la signora, 4 pepi diversi tipo sopra. Sì, condito con 4 pepi diversi, grana grossa, si vede, insomma, la salsiccia è artigianale, fatta da loro. Qualità buonissima. Carciofola romana, che lo chef insiste che io debba assaggiare il gambo. Cap, secondo me è la parte più buona, insomma, del carciofo, ma sono gusti personali. Carciofola romana. Carciofola romana, normalmente si usa la mammola o il carciofo romanesco. Pentola, olio, puntina di aglio, prezzemolo, mentuccia. C'è chi ci mette anche un po' di pane raffermo, abbondantissimo olio. Si copre con la carta del pane, come si faceva una volta il carciofo romano, andava coperto con la carta del pane. Coperchio sopra e si faceva cuocere per circa una quarantina di minuti, quindi poi il carciofo bello morbido, scioglievole. Buono. Fatto bene. Confermi quello che... Confermo. Meno male. Confermo.
Meno male. Io credo, raga, che oggi il dolce non ce la possiamo fare. No, scordatelo oggi. Proprio. Piantiamo un'altra bandierina qui a... A Rio Freddo. Qui a Rio Freddo. Esperienza mistica oggi. Gazzolini. Presenta la cicara come sempre, signore. Cinci. Esperienza mistica oggi. Esperienza mistica, veramente. Mistica. Oggi esperienza mistica. Comunque abbiamo mangiato veramente, veramente molto bene. Ve lo anticipo già, di solito non lo diciamo all'ultimo. Esatto. Che ve la proviamo proprio senza nemmeno darvi spiegazioni. Sì, così. Sì. Anche, ma proprio per la signora Lidia, anche per una simpatia. È vero quello che è scritto ovunque all'interno del locale, che entri come cliente e esci come amico. Esatto. Bellissimo. È stata un'esperienza veramente incredibile, sia per cibo, sia per la signora, ma per lo staff, per tu, cioè veramente sei a casa. Un calore... È come se fossimo stati 3 ore dentro casa de nonna o de zia a pranzo oggi. Sì, un calore eccezionale. Si è seduta con noi, ha chiacchierato, tra l'altro ha fatto la sera ultima, ha partecipato, quindi ci ha raccontato le barzelle. Una cosa veramente, come diceva lo chef, esperienza mistica. Ci siamo proprio divertiti oggi, ci siamo spanciati e che io sono... Mamma mia, pienissimo. Sul cibo cosa possiamo dire? Avete visto nel corso del video, abbiamo spiegato dettagliatamente ogni cosa, per cui antipasti perfetti, primi, che ve lo dica fa, e quel cannellone sembrava un palo veramente tra luce, non ho mai visto un cannellone così grosso, carciofi perfetti, salsiccia fatta da loro, c'hanno tutto, tra l'altro c'hanno la frullatura della carne, esatto. Che va detta sta cosa, oltre che vendono la pasta fatta in casa, vendono un sacco di creme, di marmellate, c'era anche la marmellata quella che abbiamo messo nell'antipasto, fanno pure la frullatura della carne. Ci è dispiaciuto non aver conosciuto lo chef Luca. Peccato. Il figlio, ma magari torneremo, il figlio della proprietaria, però magari torneremo. In questa occasione non vi possiamo dire, se passate da queste parti fermatevi alla cucina di Rio, perché è praticamente impossibile che ci dovete solo venire apposta, ci dovete venire apposta. Esatto, vi metterò il link sicuramente qua sotto, perché non è che ci potete capitare così per sbaglio qui. Esatto. Vi devo mettere il link, o se no se c'è un cane da caccia insomma che va accompagna fino a qua come quello fidato che ci abbiamo noi. Oggi chiusura in macchina perché fuori c'è un nubifragio. Fuori il tempo fa veramente schifo oggi, raga. Non ci ha assistito, per fortuna noi ci siamo rifatti col cibo e con la signora. Esatto. Vi possiamo dire quanto non abbiamo pagato, perché questo io quando non paghiamo ve lo diciamo. Giusto. Perché siamo onesti. In realtà volevamo pagare, avevamo pagato, solo che poi la signora quando ha scoperto che avevamo questo canale eccetera eccetera, ci ha voluto per forza ridare i soldi, e quindi abbiamo anche un po' assistito, però ci sta insomma. Quando ce lo offrono noi lo diciamo tranquillamente. Comunque avremmo speso 60 euro, 60 euro, 30 euro a testa per tutto quello che avete visto, che non è nulla. Vabbè, anche perché ci ha offerto, tra l'altro già ci aveva offerto prima di sapere che facevamo YouTube, già ci ha offerto gli amari, ci ha offerto le ciambelline, quelle al vino, ci aveva offerto il caffè. Esatto. Esatto. Di cosa stiamo parlando? Signori, se capitate, anzi no, ritaglie, se non capitate ma ci venite, perché ci dovete partire da casa, raga, assolutamente, per venire a provare sto posto, perché è un'esperienza mistica. Oggi lo chiamo così, il titolo metto esperienza mistica in una trattoria sperduta, proprio spettacolare, raga. Ve la proviamo al 100%. Noi diciamo che adesso ci rimetteremo in viaggio verso l'Umbria, che sarà un viaggio lungo con questa pioggia, tra l'altro tempaccio oggi, cercheremo anche di andare piano. Comunque da Rio Freddo, dallo chef Elia, dal buon Luca è tutto. Voi mi raccomando, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella con tutte le notifiche. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, che dire, da Gestas è tutto.